corso della presentazione alla stampa delle nuove stagioni TV Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha voluto sottolineare il valore di Striscia la Notizia. Il TG satirico di Antonio Ricci ha appena concluso un'edizione con risultati d'ascolto più che ottimi e una centralità editoriale assoluta. A settembre si comincia con Luca Argentero e Alessandro Siani alla conduzione. Striscia la Notizia, ha detto l'amministratore delegato Mediaset, è una macchina da guerra. Su quasi tutti gli altri canali ci sono giochi. Giochi, giochi, l'unica cosa diversa che porta allegria con un livello di credibilità unico è Striscia la Notizia. Tanti complimenti ad Antonio Ricci e alla sua squadra, un pezzo della televisione italiana e un pezzo d'Italia. Durante la serata, i massimi vertici Mediaset hanno anche anticipato ai giornalisti una novità assoluta, la coppia d'esordio della ripartenza boom di Striscia prevista martedì 27 settembre sarà composta da Luca Argentero e Alessandro Siani. La notizia di Luca Argentero alla conduzione di Striscia la Notizia al fianco di Alessandro Siani a partire da settembre ha sicuramente lasciato piacevolmente sorpresi. Dal momento che non erano trapelate indiscrezioni al riguardo. L'ex Geffino arriva dall'esperienza nella serie di Disney e le fate ignoranti di Ferzano Ospetek, e a quanto pare è pronto per un ritorno in TV più leggero, nello storico programma satirico investigativo di Canale 5, come da tradizione. La trasmissione di Antonio Ricci vedrà varie coppie alternarsi alla conduzione. I primi a sedersi dietro al tavolo a partire da settembre saranno dunque Alessandro Siani e Luca Argentero. Striscia si assicura così uno dei volti più noti in assoluto del mondo dello spettacolo italiano, amatissimo dai telespettatori, e strappa a Rai il suo «Doc», seppur per un breve periodo.